Eccoci all'attualità del Covid-19. Siamo con il professor Luc Montagnier. Buongiorno e grazie di essere con noi. Ricordiamo che lei è premio Nobel per la medicina e a lei dobbiamo la scoperta dell'HIV. È una lunga storia, ma interessante anche per l'attualità, perché abbiamo l'esperienza di cose che sono successe e che sono state difficili da controllare in quel momento. Ed è ciò che ha permesso di trovare la verità, come oggi. Quello che mi interessa è che lei sta lavorando in questo momento sul virus ed è arrivato a certe conclusioni. Siamo arrivati alla conclusione che effettivamente c'è stata una manipolazione su questo virus. Una parte, non dico la totalità. C'è un modello che è evidentemente il virus classico, un modello che veniva soprattutto dal pipistrello, ma a questo modello hanno aggiunto delle sequenze di HIV, il virus dell'AIDS. Quando dice hanno aggiunto, chi le ha aggiunte? Ah, non lo so. Non è un processo naturale, è questo che intende dire? No, no, non è naturale, è un lavoro di professionisti, un lavoro di biologi molecolari, è un lavoro molto minuzioso. Guardando le sequenze si può dire un lavoro da orologiaio. A quale scopo è stato fatto? L'obiettivo non è chiaro, il mio lavoro è di esporre i fatti, io non accuso nessuno. Io non so chi lo ha fatto questo e perché. La possibilità è forse che si è voluto fare un vaccino contro l'AIDS. Dunque hanno preso delle piccole sequenze di virus e le hanno installate nella sequenza più grande del coronavirus. Il materiale genetico del virus è una catena di RNA, così come c'è il DNA, c'è l'RNA. E in questa catena, in un certo punto, hanno fissato delle piccole sequenze di HIV. Sequenze piccole, ma non così piccole da non avere significato, perché hanno la possibilità di modificare, per esempio, quelli che chiamano siti antigenici. Vale a dire, se si vuol fare un vaccino, si può tranquillamente modificare la proteina che è esposta per il vaccino da una piccola sequenza derivante da un altro virus. Beh, è corsa voce che il virus fosse di origine umana, ma ciò è stato rifiutato dalla maggior parte degli esponenti scientifici. Sì, c'è una volontà di nascondere questi lavori. Noi, infatti, non siamo stati i primi ad avervi lavorato. Un gruppo di ricercatori indiani molto rinomati aveva pubblicato la stessa cosa. Li hanno obbligati a ritrattare. Ma come li hanno costretti? Beh, la loro pubblicazione è stata annullata. Se guardate la loro pubblicazione, c'è una grande barra dove è scritto annullata. Però la maggior parte degli scienziati dice il contrario. No, sempre meno, questo è accaduto all'inizio di questo anno. Io comunque sono un premio Nobel e posso lavorare liberamente, non ho nessuna pressione su di me. Beh, ma questo che lei dice è una bomba atomica, quindi la traccia di HIV non può risultare da un incrocio naturale tra uomo e animale, ma dall'intervento della mano dell'uomo. Sì, c'è una catena ribonucleica in cui vi sono 30.000 basi, 30.000 segni che portano il materiale genetico. In queste tutto è concentrato però in meno di 1.000 basi. Dunque, in essa sono attaccati dei pezzi di HIV, c'è una parte di questo genoma che è dell'HIV. È un sistema informatico che ci permette di individuare una sequenza che cerchiamo. Quindi è esatto se io dico che c'è dell'HIV nel Covid? Sì, è esatto. Ma non vuol dire che ce n'è abbastanza per fare una grande proteina di HIV. C'è materiale a sufficienza per modificare quello che si chiama un sito antigenico, cioè modificare leggermente la proteina del coronavirus per farla riconoscere dal sistema immunitario come HIV.
E tutto ciò è stato fatto per creare un vaccino? Probabilmente, io non lo so. Sono quelli che lo hanno fatto che potranno dire un giorno tutta la verità. Mi scusi, ma è stato attestato da altri medici, ricercatori scientifici o laboratori? Ci sono molti gruppi che hanno fatto la stessa cosa nostra, ma l'hanno fatta di nascosto, senza far troppo rumore. Vorrei capire, hanno creato un vaccino contro l'HIV, ma in che modo questo virus è potuto uscire da un laboratorio? È stato prodotto da un laboratorio. È quello che si chiama un ricombinante. Questo virus è prodotto da un laboratorio cinese o forse da altri laboratori. Bisogna capire bene che i virus sono degli agenti che cambiano in continuazione. Soprattutto lo sono tutti i virus con l'RNA. Hanno sempre mutazioni. Ci ritornerò perché è molto importante per la spiegazione dell'epidemia di oggi. Perché nessuno dice che questo virus non è naturale, ma che c'è qualcosa di artificiale che è stato fabbricato? Le dirò, queste sequenze sono corte ed alcuni dicono che sono troppo corte e si tratta di una casualità, eccetera, eccetera. Ecco, dunque c'è una polemica. Sì, ma rispondiamo subito. Queste lunghezze, tuttavia, sono dei segmenti che portano informazioni genetiche. Contrariamente a coloro che dicono che è il caso. No, non è così. C'è una pressione enorme affinché tutto quello che è all'origine del virus sia nascosto. E la Cina sa quello che ha creato? La versione ufficiale della Cina è che il virus viene dal mercato del pesce di Wuhan, cosa che non è vera. C'è una pressione dell'OMS, per esempio? Ci può essere la pressione di tutti gli organismi mondiali e nazionali che hanno un interesse a nascondere la verità. Lei ha detto che c'è una parte di HIV nel virus, quindi si può trasmettere sessualmente? Non credo. Penso che questo virus è essenzialmente un coronavirus. Dunque si trasmette per via respiratoria, perché le sequenze dell'HIV sono molto piccole. Sono minoritarie nell'insieme dei geni del coronavirus. Avete parlato di omertà, ma l'omertà degli stati è perché tutti quanti fanno la stessa cosa? Tutti quanti farebbero nel loro angolino, senza dirlo, delle fabbricazioni di vaccino con queste modalità, prendendo un virus a cui aggiungerebbero la sequenza di un altro virus. Per questo motivo nessuno dice niente? Ma non so se tutti i laboratori fanno questo, ma tutto è possibile. In biologia molecolare si possono fare attualmente tutte le costruzioni nuove di virus che si vogliono. Sì, ma ci sono delle regole. Ma tutto il mondo segue queste regole? È poco probabile. Sembrerebbe che gli Stati Uniti siano al corrente di quello che dice il signor Montagnier. Gli Stati Uniti sono al corrente, ma hanno finanziato una parte delle ricerche fatte nei laboratori di Wuhan e questo è pubblicato. Dunque è un affare non solo cinese. Attualmente il virus ha perduto la sua pericolosità. Lei immagina che non sarà più pericoloso nelle prossime settimane? Diciamo che la natura non accetta qualsiasi cosa. Si può fare qualsiasi cosa alla natura, ma se si fa una costruzione artificiale, questa ha poche possibilità di sopravvivere. Ciò vuol dire che la natura ama le cose armoniose e chi ne è estraneo, per esempio un virus che viene da un altro virus, non è ben tollerato. Come è noto, negli Stati Uniti, dove c'è il più gran numero di casi, c'è un'evoluzione del Covid per delle mutazioni. Le sequenze stanno mutando. Mutare vuol dire un nucleotide cambiato in un altro. Dunque si modifica il codice genetico. Accadono cioè delle delezioni. E quello che è straordinario è che il tratto che porta alla sequenza di HIV muta molto più velocemente degli altri. E quindi quello stesso scompare per delezione. In altre parole, ci sono dei pazienti di cui abbiamo isolato e fatto la sequenza del virus nella parte ovest degli Stati Uniti, a Seattle. Questa sequenza è quasi demolita, non procede più.
Dunque si può pensare che se il potere patogeno nuovo del corona è legato all'introduzione di queste sequenze, sta scomparendo. Questo è un barlume di speranza. Signor Montagnier, che bisogna fare oggi? Fare l'analisi delle sequenze, bisogna seguire l'evoluzione genetica attraverso prelevamenti e isolamento del virus nei pazienti e quindi farne il sequenziamento. Se la mia previsione è esatta, si troveranno sempre più virus mutanti inattivi e certamente questo deve essere legato alla perdita del potere patogeno di questo virus. Dunque le conseguenze gravi dell'infezione scompariranno. Le conséquences graves de l'infection vont disparaître. Dans votre raisonnement, ce virus. Se ho capito bene, questo virus si annullerà abbastanza rapidamente. Quanto rapidamente? Rapidement, ça veut dire quoi? Rapidement, pour vous, rapidement, c'est quoi? C'est en mois, c'est en année? Au fur et à mesure des. Mano a mano che si trasmette. La contagiosità di questo virus è precisamente legata alla sua fabbricazione artificiale? Sì, certo. Sì, è possibile. Perché la trasmissione è legata, se vogliamo, all'associazione tra la proteina di un virus e un recettore sulle cellule e dunque più il virus trova dei recettori su queste cellule e più può penetrare e può trasmettere l'informazione. Quali sono i mezzi per lottare, secondo lei, contro questa contagiosità? L'isolamento è uno di questi? Ma io ho una soluzione un po' all'avanguardia. Ed è che le onde possano modificare le frequenze. Alcune frequenze di onde possono modificare la presenza di queste sequenze, che siccome sono estranee, forse si possono distinguere dal resto del coronavirus e si può distruggerle selettivamente. Che cos'è che lei chiama onde? Le onde sono le onde elettromagnetiche. Noi siamo circondati da onde elettromagnetiche. Perché non utilizzare una parte di queste onde per distruggere delle sequenze di DNA o RNA selettivamente? È una possibilità, non c'è la certezza. Questo virus accelera l'impoverimento delle nostre difese immunitarie? Penso che oggi viviamo senza rendercene conto in un ambiente molto diverso da quello dei nostri progenitori. Gli uomini comunicano tra loro continuamente, ci sono dei progetti sempre più imponenti per aumentare le onde intorno a noi. Il loro ruolo deve essere quindi oggetto di studio. Si è detto, per esempio, che la città di Wuhan è molto avanti nell'installazione delle antenne 5G. In questa regione ci sono 10.000 antenne e dunque queste hanno potuto contribuire al potere patogeno del virus. 10.000 antennes sont dans cette région. Et donc, elles ont pu contribuer au pouvoir pathogène du virus. Ma la cosa che più ci interessa oggi è quello che succederà a noi tutti. E vi rispondo che c'è una possibilità e una luce di speranza che questa epidemia scompaia perché il virus si distruggerà da solo. Bisognerà aspettarci il ripresentarsi di queste pandemie regolarmente? Bisogna evitare assolutamente che si ripresentino. Bisogna che tutti rispettino le regole etiche previste per i ricercatori. Regole etiche valgono anche per i medici. Non uccidere con il trattamento. In latino, primum non nocere. Dunque questo è veramente fondamentale. Ultima domanda, c'è stato un errore etico nell'aver voluto associare il Covid all'HIV? Io credo di sì. Vraiment merci beaucoup, monsieur Montagnier. Je vous remercie grandement.